Il che gli esce travolto dal Milan, 4-1 il punteggio, e chiaramente gli emoticons non possono essere positivi per i diversi protagonisti mandati in campo dal tecnico Semplici. Partiamo da Radunovic, disperato, esordio da incubo con 4 gol in un solo tempo, gli è andata peggio con il Verona quando ne prese 5 dalla Lazio al suo esordio. Per rincuorarlo gli si può dire che non è tutta colpa sua. Cepitelli imbarazzato, quando gli attaccanti gli arrivano già lanciati non sa come fermarli, troppo spazio sulle corsie e avversari facilitati nel puntare dritti verso la porta, senza validi argini a centrocampo. Godin stravolto, che Lotti su ogni pallone è un dato di fatto, si spende in ogni modo nel contrasto a contatto con l'avversario, ma quando viene affrontato in velocità non riesce a sopperire se non con il mestiere. Carboni impotente, un suo salvataggio in apertura valeva ed è valso quasi come un gol segnato. Era sulla traiettoria anche sul gol di De Jola per firmare in attacco. Se si considera che lui dovrebbe essere il più inesperto, non è certo il peggiore del reparto. Nandez, vago, c'è e non c'è. Ogni tanto appare, ma troppo spesso scompare, soprattutto quando c'è da recuperare in difesa. Non è un esterno che può fare tutto il campo nella sua lunghezza. Marin è impalpabile, se gli togli la regia rischia di stare a guardare. Non è un interdittore che può fare da guardaspalle a Strootman, ha bisogno di stare al centro del gioco con il pallone tra i piedi. Strootman accerchiato, il suo mestiere è conosciuto anche dagli avversari che lo oppressano e lo confondono, anche perché non brilla in velocità di esecuzione, un altro degli equivoci del centrocampo cagliaritano. De Jola, scoraggiato, è l'unico che conosce bene il suo ruolo, ma fatica a compensare le lacune del reparto. Preferibile averlo al centro a fare da schermo alla difesa e quando serve non si tira indietro nel cercare la porta. Anche lui perde distanze e riferimenti in un centrocampo da sistemare. D'Albert, assorto, è un esterno d'attacco che fa il compitino senza acuti particolari, non dà mai fantasia alla manovra, solo un disciplinato appoggio. Troppo poco se poi non dai una mano anche a difendere. João Pedro, sovrastato, finisce nel mezzo di centrocampisti e difensori del Milan a tentare di far salire la squadra. Il suo impegno è costante, ma purtroppo stavolta non trova spazio e guizzo giusto. Pavoletti, spaesato, cerca il pallone dappertutto per far salire la squadra. Ciò che arriva dentro l'area è sporco e non riesce a correggere per inquadrare la porta. L'occasione migliore sul piede e non sulla testa, con esito conseguente. Zappa e Likoyannis, diligenti, aspettano il loro turno e un pizzico di riconoscenza per la capacità di capire qualsiasi strategia che li trascuri, sperano momentaneamente. Farias e Setter, capovolti, cambio direzione, dovevano lasciare il Cagliari, si sono ritrovati in campo, un testacoda improvviso con la partita già segnata. Gaston Pereiro, abbandonato, ma non doveva essere la nuova chiave tattica del Cagliari? Anche lui aspetta di essere utilizzato in un copione diverso. Semplici, perplesso, non è certamente questa la rosa che gli è stata promessa. Copre le magagne societarie con spirito aziendale. Deve stare attento a non diventare anche il capro espiatorio.